La storia del Crotone è una storia semplice. Eppure non è facile da raccontare. Insomma, io ho rivissuto un anno intero. Negli ultimi periodi, negli ultimi mesi, siamo stati definiti hanno parlato di noi come una favola. Se la devo pensare come una favola, beh, allora voi sapete che io voglio il lieto fine, matematico. Inserimento di Falcinelli, posizione regolare, Falcinelli contro Andanovic, Falcinelli! 2-0 Crotone, segna ancora Diego Falcinelli con il tocco morbido sull'uscita di Andanovic. È stato battuto il corner sul secondo pallone, Alini, palla dentro, sì! Si fida del talento nigeriano ed è pronto a mandarlo in campo. Falcinelli e Simi davanti. È libero Simi dall'altra parte. Il cross di Falcinelli, Simi! Ancora una volta il nigeriano decisivo. Sampdoria 1, Crotone 2 a 10 dalla fine. Perrizzoli, basta così, il Crotone sbanca Luigi Ferraris, 2-1, decisivi, Falcinelli e Simi. Deulofeu, spazzare via, Crotone che resta lì, pallone in area, Trotta, migliore in palla, Trotta, Marcello Trotta, il Crotone davanti, ha segnato il numero 29 per il terzo gol in campionato, ci aveva provato qualche istante fa, lascia ripassare il pallone e scarica il sinistro alle spalle di Donnarumma, Crotone davanti all'uscita. Donna. Nanini. Prova il tiro Nanini. Passa in vantaggio il Crotone. Ma che gol. Mamma mia, il gol del vantaggio. Il gol del vantaggio del Crotone. Il gol del vantaggio del Crotone ha segnato Tonev. Buona prestazione adesso sulla sinistra del Crotone con Trotta. Palla in mezzo. Falcinelli. Rete. Il vantaggio del Crotone con Roden. Un gol importantissimo mentre perdono Empoli e Genoa e Crotone passa in vantaggio al 18° minuto con Marcus Roden. Però a me piace pensare invece che il Crotone sia il risultato di un durissimo lavoro, di una passione incredibile, di un gruppo splendido, di organizzazione, di una grandissima motivazione. E l'idea di trovarmi qui di fronte a voi per spiegare una conferenza stampa del genere è gratificante per me, assolutamente. Credo che questo sia stato il più bel messaggio che il Crotone abbia dato alla gente quest'anno. Partiti da inadeguati, partiti da quasi stolti e sciocchi, e riuscire ad arrivare all'ultima settimana a giocarsi la salvezza credo che sia una gratificazione enorme e noi ci teniamo tantissimo. Però non è solo un messaggio che abbiamo dato alla gente, abbiamo dato soprattutto ai giovani.
che noi abbiamo visto anche in questa settimana, e generalmente tutti i giovani, con il loro entusiasmo quando chiedono i selfie, le autografi, vorrei che i loro desideri non rimangano solo nel loro cuore. Vorrei che anche quando nella vita ci sono delle difficoltà, perché nella vita ci sono difficoltà, loro non smettano mai di inseguire i nostri sogni, e i loro sogni soprattutto, perché la differenza che abbiamo dimostrato noi quest'anno è che, anche se non ci sono state delle possibilità economiche incredibili, anche se non eravamo nessuno per questa categoria, io credo che non bisogna mai smettere di pensare in grande. Voglio che non smettano di pensare in grande mai, e che il coraggio, l'ambizione, la lealtà dei rapporti siano le cose per le quali, le virtù per le quali costruire le certezze di ognuno di noi, i rapporti tra di noi, ciò che andremo a fare, perché tanto, se non sarà oggi, sarà domani, se non è domani, dopo domani, fra un mese, fra un anno, fra 5 anni, chi riesce a perseverare nel tempo e con un'ambizione, con una sana lealtà, prima o dopo raggiunge le cose. Team, buonasera da Federico Zannone, benvenuti a Crotone Lazio, partita che vale la 38esima e ultima giornata di campionato. Adesso un doveroso minuto di silenzio per ricordare Stefano Farina. Ok, che arriva ora, si parte, primo pallone gestito dal Crotone. In verticale a cercare il movimento di Falcinelli, Wallace se la lancia libera, c'è Torre che ha un buon destro, Torre che prova a infilarsi, allarga per Radin, conclusione a lato, primo squillo del Crotone dopo 3 di gioco. Jankovic dentro per Immobile in area di rigore, Immobile con la punta, Gordaz in calcio d'angolo. Rodin ha un po' di spazio, controllo e cross basso per Nallini che gira, e avanti il Crotone al posto giusto, al momento giusto. Nallini segna un grande gol, palla alle spalle di Stracoscia, 1-0 Crotone. Il cross per il colpo di testa, è tutto buono, Falcinelli fa 2-0 Crotone. Gol, il 15esimo in Serie A Team per Falcinelli. Parte Ciro Immobile, Rodin, poi Sampirisi con un fallo, calcio di rigore. Fallo su Patrick, calcio di rigore per la Lazio. Immobile! E ancora viva la Lazio che accorcia con Ciro Immobile. C'è Martella davanti a Felipe Anderson, il cross intelligente per l'allungo da parte di Murgia che mette alto. Per un attimo Rado riesce ad allontanare, poi Tonev, occhio al cartellino, è giallo per Bastos, era già ammonito, giallo più giallo vuol dire rosso. Dentro in bocca. Questo fece Nallini, la luce da lontano, Nallini scende nel suo tentativo, la circolazione contro le azioni, non può evitare il calcio libero. Barberisa, Stracoscia superato, Ferrari la mette in mezzo e colpo di testa ancora, Nallini fa doppietta, 3-1 Crotone. Apertura ad aprire tutto su Rispoli, eccolo adesso il cross tagliato, colpo di testa di Nestorovski che trova un gol importantissimo, non per il Palermo ma per il discorso salvezza, perché in questo momento la salvezza dell'Empoli è lontanissima. Ancora una volta perso, e
del Palermo, 2-0, Bruno Henrique su un regalo e gentile omaggio della difesa dell'Empoli. Però alla fine che arriva ora, vince il Crotone, 3-1, il Crotone è salvo, il Crotone giocherà il prossimo anno ancora in Serie A Team. Incredibile, decisivi i successi, questo del Crotone e quello del Palermo, Palermo già retrocesso contro l'Empoli, va giù l'Empoli. Sogna i milioni, chi gioca l'azzardo, chi parte per bene.